Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. L'Uzbekistan dal 2017 ha profondamente cambiato il proprio corso economico, aprendosi sul piano internazionale ed avviando un ambizioso programma di riforme che ha ridotto la presenza dello Stato nell'economia ed ha attirato più investimenti stranieri. Ci troviamo di fronte ad un paese per molti aspetti nuovo, con una dirigenza che ritiene fondamentale modernizzarsi in un più ampio quadro di rinascita nazionale. Tale processo è accompagnato da tassi di crescita del PIL piuttosto sostenuti, negli ultimi anni sempre intorno al 5-6%. Assai significativo che anche il 2020, marcato pesantemente dalla pandemia, si sia chiuso con il segno positivo ed un'ottima crescita dell'1,6%. Ugualmente favorevole, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il bilancio dell'interscambio con l'Italia, che nel 2020 si è assestato a 322 milioni di euro, con un modesto calo di circa il 5% rispetto al 2019, determinato essenzialmente da una diminuzione dell'export uzbeko. Particolarmente rilevante il fatto che 308 dei 322 milioni dell'interscambio siano costituiti da esportazioni dall'Italia, dato che ci pone tra i primi 10 esportatori verso il paese centroasiatico. Altrettanto importante è il raddoppio dell'interscambio bilaterale negli ultimi 3-4 anni, indicativo di una tendenza ormai stabile e non congiunturale. Ho potuto visitare direttamente diversi progetti, decollati proprio nell'ultimo difficile anno di pandemia, a testimonianza delle nuove opportunità e realizzati localmente in una logica di Made with Italy. Tra gli esempi più fortunati, la produzione di contatori per il gas di nuova generazione da installare in tutto il paese con tecnologia italiana, la nascita di uno stabilimento di alta oreficeria realizzato interamente con tecnici e macchinari italiani, l'avvio di un progetto per la produzione di caldaie, ma anche interessanti attività in campo agricolo come lo sviluppo della coltivazione dello zafferano e delle piantagioni di frutta. Un capitolo molto promettente è rappresentato dalle trasformazioni in corso nel settore energetico, con nuovi impianti per la lavorazione del gas, la modernizzazione dei gasdotti e lo sviluppo di centrali elettriche e progetti di energia rinnovabile. Un settore sempre più aperto a livello internazionale, nel quale competono alcune grandi società italiane, alla luce dell'eccellenza tecnologica del nostro oil and gas che gli uzbeki riconoscono sempre di più. Non mancano inoltre opportunità di inserirci nel campo dell'estrazione di minerali e nel settore metallurgico, dove nostre imprese hanno siglato rilevanti contratti. Il fatto che l'Uzbekistan sia sempre più nel radar del business italiano è dimostrato dalla recente apertura di Confindustria Uzbekistan, inaugurata l'11 marzo scorso a Tashkent. L'arrivo della nostra principale organizzazione imprenditoriale è un segnale molto chiaro di come la percezione di questo paese da parte del mondo degli affari sia ormai completamente cambiata. L'ascesa dell'Uzbekistan per tradizioni storiche e popolazione, il paese con il maggiore potenziale in Asia centrale, si inserisce all'interno di una dinamica positiva che riguarda l'intera regione, sempre più integrata ed interessata a recuperare un ruolo cruciale nella connettività tra Europa e Asia. Mi fa pertanto piacere ricordare anche una presenza che ci contraddistingue in Tagikistan. La società WeBuild, la ex Salini Impregilo, sta costruendo a Rogun la diga più alta del mondo, un progetto concepito ancora ai tempi dell'Unione Sovietica ed ora possibile grazie all'Italia. Un'opera ciclopica che permetterà a Dushanbe di esportare sempre maggiori volumi di energia idroelettrica in diversi paesi dell'Asia centrale e meridionale.